Buonasera a tutti e benvenuti anche all'edizione 2019 della Befana della sottosezione Unitalsi Corigliano Rossano. Anche quest'anno è con grande gioia che festeggiamo, chiudiamo così le nostre vacanze natalizie con gioia, con la performance dei nostri amici, con la recita di Natale e poi ci sarà dopo una esibizione di ballo. E anche quest'anno abbiamo avuto tanti angeli che hanno reso possibile tutto ciò. Quindi tanto amore verso la nostra sottosezione, tanto amore verso i nostri amici. Sapete che da un po' di tempo è nostra consuetudine dire grazie con delle pergamene, perché scripta manent, e quindi stasera le pergamene sono tante, sono incorniciate, quindi per far sì che resti questo grazie nei cuori di chi ci ha aiutati. Quindi volevo subito chiamare qui, perché poi hanno un impegno sportivo, i nostri amici della ASD Corigliano Calabro Calcio, con i loro presidenti e il mister. Mamma, aspetta, dopo. Quindi grazie per esserci anche quest'anno, grazie per la vostra generosità, perché le calze che dopo porterà la Befana sono state anche quest'anno donate da loro, quindi grazie veramente di cuore. Buonasera a tutti. Per il secondo anno noi abbiamo mantenuto fede a un impegno che avevamo preso con Roberto e con Enzo come ASD Corigliano Calabro, dove stiamo cercando di impegnarci non solo a livello sportivo ma anche a livello territoriale con tante manifestazioni e con aiutare i ragazzi diversamente abili. Lo stiamo facendo qua stasera come l'abbiamo fatto l'anno scorso, l'abbiamo fatto la settimana scorsa a Piazza Salotto e lo rifacciamo più tardi di nuovo a Piazza Salotto, visto che pure lì hanno fatto un'altra manifestazione. Io credo che questi ragazzi vanno aiutati non solo in questi momenti qua, ma in tutti gli altri giorni dell'anno, che sono 365. Visto che io l'ho fatto in precedenza con mia nipote, che è una ragazzina anche lei diversamente abile. Io ci metto l'impegno personale e mi auguro che tutti i presenti portano questa voce anche alle persone che non sono presenti, di dargli una mano e dargliela con il cuore. Grazie. Ecco, veramente un ringraziamento, mi associo al ringraziamento chiaramente della Presidente per questo vostro impegno, questa vostra sensibilità, veramente grazie di cuore. E vi accompagniamo chiaramente anche con la preghiera, perché comunque l'impegno sportivo è sempre un impegno importantissimo di sviluppo umano, di sviluppo, come dire, personale, quindi veramente ecco, vi accompagniamo sicuramente anche con la preghiera. Grazie di cuore, grazie. Quindi gli attestati di gratitudine per il signor Mauro Nucaro, Roberto Olivieri, per il nostro Vincenzo Rinaldi e per tutta la squadra consegniamo al mister. Quindi una parte di loro, Vincenzo e Roberto, resteranno, che poi faranno da partner alla Befana, e gli altri vanno via, e vi facciamo un forte in bocca al lupo e tante vittorie, tante coppe.
continuiamo questo momento di grazie. Don Natalino c'è, è andato via? Eccolo qua. Anche quest'anno siamo qui a festeggiare, a ritrovarci. Se siamo qui è perché c'è una comunità parrocchiale che ha un cuore molto grande e generoso. Quindi Don Natalino, anche per voi quest'anno della parrocchia Santi Nicola e Leone ci è sembrato doveroso darvi un attestato della nostra gratitudine, perché possa restare questo ricordo. Grazie. Grazie. Anche quest'anno c'è la TV, grazie ad Angela, e grazie ad Angela che si è fatto tutto questo insieme a Donatella, insieme a Maria, insieme a Raffaele, al suo gentile consorte, il nostro prof, insieme a tutti i nostri ragazzi, il servizio civile, insomma a Stefania, a tutti quanti noi, ad Alberto. Quindi c'è un riconoscimento, un grazie anche per l'avvocato Matteo Monte di Piazza Italia. Piazza Grande, scusate, perdonate. Dallo tu all'avvocato Monte, vai. Tu, dallo tu. Adesso devi dire che arriva la Stefania. Grazie, gente. Grazie. E allora c'è qualcuno che ogni lunedì e ogni venerdì rende possibile, insieme ai volontari disponibili, il trasporto e lo spostamento dei ragazzi dalle proprie abitazioni fino in sede. Questo qualcuno sono altri volontari di un'associazione ormai a noi amica, un'associazione indivisa in uniforme, ed è l'Associazione Nazionale Carabinieri. Quindi stasera c'è il presidente, ci sono dei rappresentanti che ci aiutano. Noi vi vogliamo tutti qua. E questo è per voi, così nella vostra sede vi ricorderete sempre di quello che con grande cuore fate. Noi ci siamo sempre per questi giovani. Ok. Questi sono tutti collaboratori. No. Possiamo dire chi arriva da Befana. Arriva la Befana. Ma anche qua. E poi, se queste persone insieme ai nostri volontari rendono possibile il trasporto dei ragazzi, c'è qualcuno che rende possibile, che ci fa tenere al sicuro i nostri mezzi. E questo qualcuno stasera è qui tra di noi, ed è il signor Francesco Piro. Quindi, signor Piro, stasera non potevamo non ricordarci di voi. Lo fate con generosità, lo fate con grande amore, però un grazie scritto stasera è anche per voi. E ve lo consegna Don Agostino. Va bene? Così vale ancora di più. No. Grazie. Grazie. No, grazie. Non c'è bisogno, però. Messore. Poi il collegamento con i nostri sponsor della Befana, sapete che ce lo fa una coppia. Lui è anche socio dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Io quest'anno una pergamena ho voluto farla pure a loro, perché comunque avere tante calze riempite con grande generosità non è facile. Sappiamo che comprare cioccolata, comprare premi comunque ha un costo, quindi poter ammortizzare questi costi per noi ha un grande significato, soprattutto quest'anno che
le nostre attività, diciamo, di autofinanziamento con le golosità in cioccolato non sono andate proprio benissimo, perché in sede, anche qui stasera qualcosa è arrivato, abbiamo un po' di rimanenze, quindi averci fatto permesso di risparmiare questa somma è importante, e quindi volevo chiamare qui i nostri Carmelina e Nicola. Non importa. Amore mio, te lo grazie sai. Ancora. Grazie da parte di tutti noi. Zia Carmelina. Grazie molto. Amore mio. Grazie. E ve lo consegna Don Agostino, così è pure Benedetto. Era compagno di mio figlio. Grazie a te. Allora, rimane quella per Dante Donato, per l'Accademia degli Ante, poi gliela daremo dopo. Volevo salutare e ringraziare della presenza tutti quanti, quindi non solo noi volontari, ma i familiari dei nostri amici e soprattutto l'avvocato Acroglianò, l'avvocatessa Acroglianò, che stasera è qui tra di noi e che sta conoscendo per tutta una serie di ragioni la nostra sottosezione Unitalsi. Si sta innamorando di noi, si sta facendo prendere dallo stupore, quindi grazie perché stasera è qua. E volevo salutare la professoressa Elvira Campana, che si sta facendo da tramite, rappresenta un po' la sua istituzione scolastica, da tramite per un protocollo che stiamo avviando con appunto la sua scuola, col dirigente Costanza. Un protocollo di inclusione. E quindi adesso possiamo iniziare. Quindi diamo avvio alla recita dei ragazzi, dopodiché poi ci sarà lo spettacolo danzante, la Befana, e poi faremo un momento di festa tutti insieme, con delle pizze, delle golosità, eccetera, eccetera. Diamo semplicemente così avvio veramente, insomma, a questo momento di gioco, anche di divertimento. Vuole essere veramente un momento che viviamo in fraternità, ecco, con tutta la nostra famiglia unitalsiana, e lo avviamo proprio veramente pregando insieme e affidando questo momento a Nostra Signora di Lourdes, per cui ci mettiamo in piedi e diciamo insieme: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il tempo di avvento è terminato, il Signore è fra noi, ci facciamo aiutare dai magi per arrivare al Signore. I magi hanno atteso, hanno percorso un lungo cammino prima di arrivare, senza sapere dove era la meta, ma sono rimasti vigili e pronti. Hanno cambiato rotta, lungo il cammino hanno dovuto modificare non solo il percorso, ma anche il loro atteggiamento, prima di capire dove era la meta. Hanno condiviso, lungo il loro cammino hanno incontrato tante persone e hanno condiviso il necessario senza fare distinzioni. Hanno sperimentato la gratuità del dono.
hanno accolto, lungo il cammino hanno ascoltato le parole, accogliendo nel loro cuore il messaggio che portavano. Dobbiamo sbrigarci o perdiamo la stella. Ma siamo sicuri di partire? Quella stella dove ci porterà? Non so. Durerà questo viaggio? Ma correte, non vedete la luce di quella stella? È vero, sembra che ci stia aspettando. Siamo pronti, possiamo partire. Quanta luce questa notte! Attenzione, altrimenti perderemo la stella. Quante strade ancora abbiamo fatto, noi abbiamo oro. Com'è difficile seguire questa stella? Camminiamo di notte, il tesoro che cerchiamo si avvicina sempre di più. Potete aiutare, mi è caduto il secchio. Non ci conosce. Ma come, non ci conosce e chiede aiuto a noi? Perché fate questo per noi? Presto, aiutate questa donna. Donna? Sai che c'è una locanda da queste parti? No, qui non c'è nessuna locanda, ma potete fermarmi nella nostra casa. Quello che amo, lo vediamo, vediamo, vedi e vuoi. Sì, abbiamo l'oro. Abbiamo la luna, quello che amo, ciò che desidero dire. Non vi interessano le ricchezze che possiamo darvi? Le ricchezze che voi avete costruito non possono offrire l'amore delle nostre famiglie. Cosa? Amore e armonia più importanti dell'oro, ma questi sono matti.
Ma perché fate questo per noi? Non ci conosce, eppure chiede aiuto a noi. La ricchezza non scalda il cuore come un sorriso. Per forza, casi, usate le mante, preparare cena, siamo nobili. Questi sono proprio incredibili, contenti solo di aiutare noi. Seguiamo quella cometa che ci guiderà dove avverrà l'evento più grande di tutto l'universo. Avete notizie di questo? Non ne vediamo, ma c'è delle estreme che sono saltati. Tiriamo le tivi tutto. Soldati, quanto dista Gerusalemme da qui? Da dove venite? Perché andate a Gerusalemme con questo piccolo convoglio? Veniamo dalla Persia e andiamo a Gerusalemme. Lì è nato un grande re. Questi sono matti, guarda come sono vestiti e poi cosa dicono? Un viaggio lunghissimo per incontrare un re che non esiste, se no nella loro fantasia. L'unico re è l'imperatore di Roma. Comunque, andate verso quel villaggio lì e lì troverete la strada per Gerusalemme, da quella parte. Caro imperatore, amico di Zoroastro, andate via prima che ci stufiamo di gente come voi e vi arrestiamo. Lungo la via di Betlemme, con Giuseppe e con Maria.
abbiamo bisogno di riposare, è tanto che camminiamo. Potremmo fermarci là. Ma ditemi, qual è lo scopo del vostro viaggio? Scusa, veniamo dalla Persia. Abbiamo visto una stella e pensiamo sia nato un re. Erode è vecchio. Forse ha molti amanti. Avrà avuto un altro figlio a questi ricchi. Non mi sembrate matti. Fare mesi di viaggio seguendo una stella per incontrare un re. Saranno guai per voi. Erode verrà a vedervi. Non dite che cercate un re. Oltre lui. Ah, tu che conosci tu che conosci questi luoghi, è vero che i giudei attendono un Messia? A Gerusalemme non si parla di altro. Erode è infuriato all'idea che ci sia un altro re più importante di lui. Tornata a casa. Ora dormiamo. Nessuno crede nel nostro viaggio e che sia nato un re particolare. Benvenuti, miei signori, nella mia reggia. Cosa vi porta nella mia terra? Dovete aver fatto un lungo viaggio. Abbiamo letto le stelle, ci hanno detto che un grande evento avverrà, ma non sappiamo né dove né quando.
La sella ci ha guidati fin qui. È un evento straordinario. Indica la nascita di un re. Un re, un re. Ma cosa dite? Presto, presto, sacerdoti del Tempio, scribi, sapienti, presto, accorrete, accorrete, consultate tutti i rotoli antichi, delle antiche profezie, presto, diteci dove è nato questo re bambino. Bene, andate dunque a Betlemme e quando lo avrete trovato avvertitemi perché possa anch'io conoscere questo re bambino. A me fa paura. Gli animali sono preoccupati, anch'io ho paura. Beh, brava gente, sapete? Sapete dove nascerà il re dei Giudei? Stiamo seguendo la stella. Noi non conosciamo le stelle, siamo solo dei poveri pastori. Non ricordi cosa dicevano i profeti? Certo che siete proprio addormentati. A me paura. Ma cos'è quella luce che sta venendo verso di noi? Aiuto, aiuto, scappiamo! Non temete, ecco, vi annuncio una buona notizia. Oggi è nato il nostro Salvatore e lo troverete lì, in una mangiatoia. No, no, abbiamo sentito, ma adesso cosa facciamo?
dobbiamo andare subito a Betlemme a vedere quello che il Signore ci ha fatto conoscere. L'angelo ha parlato di una grotta. Sapete qual è? Qui da noi ce ne sono tante. Quella sarà quella giusta? Seguiamo la luce di quella stella. Illumina tutta la strada. A che stella? Otta. Ecco, funziona adesso, vero? Ok, perfetto. Sono stati bravissimi, è vero o no? Facciamogli un'altra applauso, più forte però. Più forte. Questa è la natività più bella che io abbia mai visto fino ad ora. Non so voi, eh? È la natività più bella, veramente. Complimenti, siete stati bravissimi. Ecco, quando le cose si fanno con amore...
quando le cose si fanno col cuore, le cose riescono sempre bene, poi ti arrivano e ti toccano veramente il cuore. Quindi ringraziamo il Signore veramente per questi nostri ragazzi, ringraziamo anche chi ha contribuito, insomma, nella preparazione, ecco, di questa bellissima scenetta, di queste scenette. Ecco, credo anche la Presidente voglia fare anche un ringraziamento. Più che un ringraziamento dobbiamo fare un applauso, però glielo dobbiamo fare di fronte a chi ha permesso concretamente che questa cosa avvenisse. Quindi Angela! È emozionata, io no, sì! E poi Donatella! E tutti gli attori qui, Alberto, Mirella, lascia il tuo narghilè e vieni tra noi, Mirella, Agapimu, Elaidò, Agapimu, Luana, Maria, avvicinatevi tutti, piano piano, Assuntina, qualcuno aiuti i ragazzi a venire, Demetrio, Alessandra, le ragazze del servizio civile meravigliose. E poi Raffaele. Bravissimi. Stai tranquillo. Pure lui, fai un saluto. Ciao. Allora, adesso la parola ad Angela, che vuole dire una cosa. Allora, io vorrei solo dire grazie perché a voi che siete venuti qua a vederci e soprattutto a loro, perché non abbiamo fatto né prove né niente, è stato fatto tutto oggi, sia scenografia che le prove con i ragazzi, quindi sono stati veramente bravi, bravi, bravi. All'anno prossimo, grazie. E per l'unità alzi PIP? I PIP? Diamo il tempo adesso agli attori di ritornare a indossare i loro panni. Così poi aspettiamo Dante che arrivi e poi arriva la Befana.